Ragazzi, Tonino ha trovato una cosa. Me la fai vedere? È una cannonata. Che vuoi in cambio? La merenda. Tieni. Tieni. È sentite, vai, racconta. Dormivo, sento un passo, vado in cucina e sai chi vedo? Chi? Un uomo con un cerino in mano che scavalcava la finestra. Quello sta per accoparmi, allora io gli tiro 20 schioppettate. Sì, sì, 20 schioppettate. Ma lui? Ha avuto una paura. Era grasso. Chi l'ha visto? Era buio. Ce la mostri la ferita? Dal dottore? Sei matto, quello mi tagliava la mano. Entrate. Piano, piano ragazzi, piano. Piano. Piano, non mi guardare. Che c'è posto per tutti. Sedete ragazzi. Ragazzi, questo è un momento solenne, è il primo giorno di scuola. Io sarò per voi un fratello maggiore, non dovete aver paura di me, vi educherò col cuore, non con le percosse o con le minacce. Io credo nella bontà naturale del fanciullo. Tu mi capisci, non è vero? Su, rispondi. Ha capisci l'italiano. Soffiate il naso. Quest'italiano lo capirai. Cominciamo la prima lezione. La nostra patria è l'Italia. Su, ripetete. La nostra patria è l'Italia. Bravo. Buongiorno, buongiorno signora, collega, mi annunci al signor sindaco. In questo momento è occupato e ne avrà per un pezzo. Mi annunci lo stesso. Calma, calma, vado. Maestro, è grossa questa volta, eh? È una cosa delicata, una questione di edilizia. È qui, caro. Qui non si ha proprio nessun riguardo per i maestri. Ma che dice? Il nostro sindaco è un gentiluomo e ha certe idee. Proprio oggi mi ha chiamata per discutere con lui l'organizzazione di un coro scolastico. Una cosa in grande. Ah già, lui pensa ai canti. Tanto quelli non gli costano nulla. È la terza volta che vengo a chiedere i vetri per la scuola, cioè uno spiffero.
Ma già noi siamo solo i cretini che insegnano a leggere. Oh, bravo, bravo. Dopo, il sindaco mi aspetta. Senta, io sono fuori di me. Perché? Perché? Senta, lei non mi ha consigliato di andare ad insegnare nella frazione. Certo, perché? E non mi ha detto che avrei avuto anche un alloggio. Due camere cucina, non le sì, ha? Sì, ma manca? Cosa? Dica, andiamo. C'è una signora. Ma senta, io non ho tempo da perdere. Ma manca il gabinetto. Tu dov'è? E cosa posso farci io? Il capomastro ha detto che occupava troppo spazio. E allora che si deve fare? Non è in campagna. Come alla mia età. Di notte. Ma senta, caro maestro, ci vuol pazienza. Pazienza. Tanta pazienza. Pazienza, ma signor assessore. Tanta. Pazienza, pazienza. Un giorno o l'altro darò fuoco al municipio. Bravo. Così verremo a trovarti alle cellulari. Ciao, Erika. Ah, sei qui? Dimmi un po', francamente. Non abbiamo fatto una grande asineria a fare i maestri? Perché sarei un asino. Io ci trovo soddisfazione a fare scuola. Che soddisfazione, fammi piacere. Ma tu non ti affezioni ai tuoi ragazzi? A chi? A quella nidiata di malfattori? Non li hai conosciuti? Non parlavi così alle normali. Trascolari, sindaci, assessori in due anni mi hanno avvelenato l'anima. Qui a Garasco non ti trovi bene. Perché? Tu hai avuto già tutto? Scuola, materiale, tutto a posto? Ah no, tutt'altro. Anzi, ma sai, prima di ottenere qualche cosa bisogna far vedere che uno ha buona volontà, fantasia. Vedi, questo qui è un progetto per una scuola serale, sai, ho tanto tempo libero. Lo devo far vedere al sindaco. Ho capito, tu farai carriera. Quale carriera? Me l'avevano detto che sei nelle grazie del sindaco. Almeno speriamo che una volta arrivato ti ricorderai di quelli che non hanno saputo spillare quattrini dalla patente. Cosa vuoi dire? Il signor sindaco. Buongiorno, signori, buongiorno. Oh, caro Ratti, buongiorno. Benvenuto. Bene, ecco. Che cos'è questo? Il progetto per la scuola serale. Ah, molto sì, bene, ottima idea. Cara signora, io ho pensato costantemente al suo coro, ma bisogna parlarne al mio ritorno. Signor sindaco, ho una ferretta terribile in questo momento. Arrivo appena in tempo alla stazione per lo spettacolo al Carignano a Torino. Lei mi accompagna certo, alla stazione, certo, vero? Signor, sì. Mi dica. Ah, sono contento di aver risolto la questione della terza femminile. Capirà come assessore mi sta a cuore il decoro della scuola. Signori, a più tardi. Venga, venga. Sì, sì. A cuore gli stava a trovare un posto per la nipote, altro che. A proposito di donne, io ho posta per lei una letterina profumata. È la mia cugina Felicita. Sì, da giovane si dice sempre che c'è una cuginetta che ci scrive. Caro mio, finalmente anche tu maestro. La nostra famiglia ha proprio deciso di educare da sola tutta l'Italia. L'altro anno ero nel sud, ricordi? Ora sono al nord, a Pilona, un paesetto sulle Alpi vicino a Torino. Perché non vieni a trovarmi nel mio romitaggio? Ho curiosità di rivederti dopo tanti anni. Chissà, questa vecchia maestra che così giovane ha già attraversato tutto lo stivale potrebbe darti dei buoni consigli. Ho passato certe avventure, cose da romanzo. Un romanzo da maestri, si intende. Ratti, e lo stipendio non lo vuole? E come no? Sa, è il mio primo. Buongiorno. Cosa fai lì per terra? Lo sai che deve venire il maestro, te l'ho detto anche stamattina. Ma te non mi stai mai a sentire, eh? Era caduto un po' d'acqua. Vedi come sei ridotto. Non ti preoccupare, sai, tanto anche se non trovi marito qui c'è lo zio, eh? E lo zio ha le spalle larghe. Non è colpa mia, zio, se non sono bene. Sì che è colpa tua. Non ci metti un po' di buona volontà, un po' di... Ma non lo vedi come fanno le altre, hm? Già il terzo maestro che viene per casa e ancora non si è combinato niente. Prima o poi se ne accorgeranno tutti che li fate venire apposta.
Ma pensate proprio che non si vedano certe manovre. Io faccio gli affari miei e basta. E la vergogna, l'umiliazione, no? Stupida. Lo sai che non hai un soldo di dote, no? Puoi ringraziare quel disgraziato di tuo padre. Mi ho speso di quattrini per mantenerti. Ti ho preso in casa quando lui se n'è andato in America e ne sono passati di anni. Adesso sono stanco, stanco, stanco. Sì, 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 avete ragione, zio. È ora che vi lasci la casa libera. No, no. Non mica cacciarti di casa. Sono mica uno di quei vecchi ippopotami che vogliono fare delle pazzie prima di morire. Ma prima di morire vorrei vederti sistemata, contenta. Non ne sa più ora. E dai, non piangere, ti vanno gli occhi rossi, è proprio il momento. Ma che devo fare? Che cosa E che ne so io? Sbagnati un po' i capelli, non vedi la sorella del sindaco? Sta così bene, come? Lei... Guarda. Così. No, ma che... No. Un po' più su, un po' più larghi. Più larghi, così. No. Così, va, sì, no, bene, no, va, no. Va bene, proprio bene. È lui. Sì, è lui. È lui. Oddio, non mi sta, non ma Dio, stai non ferma, stanno. Non dimenarti, levati, sì, giù, il grembiule. Siediti. Sei pronta? Pronta, sì. Dai. Avanti! Permesso. Buonasera. Che notte. Già, non si vede anima viva per la strada. Non credo. Con questo buio avranno paura di fare alle nasate. Già. Chi c'era al caffè? Molta gente. Sa, mi sono fermato poco perché non volevo far tardi. Giocavano Bravo. Tutti ai tarocchi. Ha fatto bene, così abbiamo tempo per parlare di tutto. Si accomodi. Grazie. Maestro, si accomodi. Ecco. Buonasera, signorina. Come Buonasera, sta? Buonasera, maestro. Buonasera. Bene, lei. Che si siede. Che si siede. Senti. Mi seguiti. Dunque, non doveva chiedermi qualcosa per la scuola, eh? Ah, chieda, già. Chieda pure. Sa, non era per me. Era per i ragazzi. Ecco, vede... Hanno freddo. Ecco, se si potesse avere un po' di legna. Legna? E che sono figli di signori questi, no? Quelli sono abituati in campagna. Ma no, certe delicatezze non sono per noi. Già, ma certi vengono da tanto lontano, arrivano così intirizziti, mi fanno una pena. Che... Che miseria. Miseria. Vabbè, intanto cominciamo a scaldare lei, eh? Le farò sentire un vinetto di quelli. Grazie. Ma dopo 20 cantine torno subito. Grazie, molto gentile. Scusi. Tilde. Sì, fai compagnia al signor Vesta, eh? Parla, sì, zio. Parla. Sì, zio. Lei lavora sempre, signorina. Sono così lunghe le serate. E io sono sempre sola. Ma lei si annoierà con noi. Perché? Un giovane si diverte di più al caffè a fare una partita. Non sempre. Quanto tempo era che non sedevo in una poltrona accanto al fuoco. Anche mia mamma ricamava. Ed io l'aiutavo a scegliere le perline. E guardi... Sono ancora bravo, sa. Vede? Una rossa, una azzurra e una celeste. Lei ha sofferto molto, vero? Sì, e presto. Avevo 8 anni quando mio padre, una sera rientrando a casa, ebbe appena il tempo di dire non mi sento bene. Sono state le sue ultime parole. Io non le ricordo nemmeno i miei genitori. Sono partiti che ero tanto piccola. Speravano di far denaro, di diventare ricchi. E invece lo zio ha dovuto prendermi qui, con lui. La carità altrui, la conosco. Quando mia madre rimase vedova, quante corse. Quante visite inutili abbiamo fatto. Io ero vestito di nero, lei... Mi teneva per mano. Sperava che i nostri parenti si commuovessero davanti alla mia faccia di bimbo, ma io ero brutto. Brutto? Sì, brutto oh, e... No. E brutto e ingoppato, e forse anche ridicolo. A volte mia madre doveva scorgere un sorrisetto di scherno sulle loro labbra, allora improvvisamente mi sentivo stringere tra le sue braccia e accarezzare.
È triste l'infanzia dei poveri. Oh, il fuoco! Lasci, sarà lasci, quasi... no, non si disturbi, oh, faccio io. Oh, ma... lei sta molto bene così. E lei non è più brutto ora. Bravi! Avete fatto amicizia, bravissimi! Ecco la bottiglia. Oh. Ce l'è voluta per trovarla, eh. Era andata a cacciarsi proprio in fondo, in fondo, in fondo. Oh, non è mica... il vino che beviamo tutti i giorni, sa? Ecco. Grazie. Piacere. Grazie. Poco, poco, sì. Grazie perché... Si sieda e mi dica com'è. È buono. Ah. Cioè, è forte, ma è molto buono. Lo dico sempre a quei quattro ignoranti dei miei paesani. Bisognerebbe fare una cooperativa e si potrebbe vendere bene fuori. Ma cioè, ma questa è un'ottima idea, perché se il comune avesse più entrate, potrebbe più facilmente risolvere i problemi della scuola. Lei che è assessore mi capisce. Oh già, ancora questo. No, grazie, mi scusi, ma non ho l'abitudine. Un giovanotto come lei non deve mica vivere come un eremita. Esagerare no, come fanno certi scapoli, no? E il suo collega Lerica, per esempio, anche ieri sera l'hanno visto ubriaco. Cribbio a Beccoli, beve forte. Era così entusiasta a Torino, sa, parlava così bene, ci infiammava tutti. Ora io non lo capisco più. Forse la solitudine l'avrà avvilito. Ecco, bravo, la solitudine. Sì. Un uomo quando non ha la moglie a casa che lo aspetta, finisce per traviarsi. Meglio fanno quelli che si sposano subito. E poi un maestro ammogliato ha sempre più autorità. Tilde... ti ricordi Pezza, eh? Sì, Dio, sì. Maestro lui, maestra lei. Matrimonio riuscitissimo. Poi si uniscono i due stipendi e ci si può aiutare anche nelle cose di scuola. Caro Ratti, di ascoltami. A uno che conosce la ma vita... Ma che discorso lei, fai, zio? Tu qui. Si alzi. Sì, io scherzavo. Le donne non capiscono mai niente. Sono quasi le 10. Penso che... Dica la verità, in compagnia il tempo passa in fretta. Già, poi loro sono così gentili, ma ora devo veramente andare. Vabbè, Tilde... prendi il lume, è così buio fuori. Non si disturbi, guardi. Non si disturbo, per carità, Clotilde è contenta. Dai, Tilde, accompagna il maestro. Arrivederci allora, e grazie di tutto, è stata veramente una bella serata. Per carità. Arrivederci. Mi raccomando, quando ha bisogno di chiedere qualcosa per la scuola, venga. Sì, signore. Noi siamo sempre qui. Sì, signore. Grazie. Mi scusi, ma poco fa... mi ha fatto tanto bene parlare con qualcuno. Buonanotte. Buonanotte. Su ragazzi, ripetete. Garibaldi rispose al re, abbedisco. No, obbedisco. Su, da capo. Garibaldi rispose al re, obbedisco. Bravi, di nuovo. Garibaldi rispose al re, obbedisco. Bene arrivato. Come mai? A quest'ora ti presenti? Tra poco suona la campana. E come facevo ad arrivare prima? Madre vuole che faccia le commissioni. Qui si arriva tardi, mi sgridano. Uno non sa più come regolarsi. Siedi.
Prima di andare via facciamo un po' di aritmetica. Guardate tutti, anche tu, tutti, e non suggerite, perlomeno piano. Allora, rispondi tu. Questa qui è una mela, no? Sì. Se io la divido in due parti, questa qui come si chiama? Una me... Suoni una me... Su, coraggio, me... Me... Mela. No, una metà. Siedi. Me... Silenzio, me... Bravo! E tu stai zitto! Ma dai, che sei prepotente! Ma cosa fate? Ma cosa fate? Fermi! Non ti vergogni. Sei sempre tu il caporione. Perché fate così? Lo sapete che mi date un dispiacere. Volete proprio che io vi punisca? Perché preferisci farti voler male? Sembra di essere in chiesa. Piano, piano. Aspetta, vieni qui, copriti bene. Oh, vai. Ma non si batte il ragazzo così! Con quella birbonata che mi ha fatto! Ma va bene, lei l'ha punita, ma che sia finita! E si occupi degli affari suoi! Io sono il maestro, non posso permettere che si ammazzi di botto un ragazzo così! E io sono il padre, e me ne infischio del maestro! E sono padrone di castigare mio figlio come mi pare e piace! E tu a casa! A casa! Per rispetto che mi insegnate a scuola! Hai visto il padre di Lorenzo? Quello sì che è un uomo! A casa, ragazzi, su. Arrivederci, Giarea! Ci vediamo domani! Giarea! L'educazione del cuore. Buongiorno. Buongiorno. Cercavo l'assessore. Oh, lei, signorina. Lei qui. L'assessore abita lì di fronte. Ho bussato, non risponde nessuno. Sa dove potrei trovarlo? Di solito a quest'ora è sempre in casa. Beh, proverò il municipio. No, no, aspetti un momento. Fra poco passerà di qui e... Io veramente ho molta fretta, devo ripartire subito. C'è sempre un treno che ci divide. Si ricorda 6 mesi fa? Ricordo. La vaporiera sperduta nella campagna deserta. Già. E i suoi entusiasmi. Era un breve viaggio, eppure mi sembrava di andare chissà dove, tanto lontano. Ma che lei andasse più lontano ancora. In un posto per me irraggiungibile. E invece non sono che una supplente, sbattuta di qua e di là. Lei è una maestra? Sì, alla ricerca di un posto. Ah. Mi hanno detto che ce n'è uno libero alla frazione delle Case Rosse. È qui per questo? Sì. Sa, per me è molto importante. Ma davvero lei ci tiene tanto ad insegnare in un posto come questo? Un paese così triste, squallido. Non è posto per una signorina come lei. La vita non ci dà sempre modo di poter scegliere. Poi non è questa tristezza che mi fa paura. Io ho solo bisogno di lavorare e di pace. La pace. Sapesse come sono stufo io della pace. Tanta voglia di lottare contro qualcuno, di fare a pugni magari, ecco, come i miei ragazzi. Alle volte come li invidio. Perché lei
Non è un ragazzo, forse. Buongiorno, signor maestro. Buongiorno. È quello lì, signore, che lei cercava. Ah. Ma... Tony! Tony, che c'è il treno, andiamo! Eccomi! Vedremo il treno! Ma sbrigatevi! Con tutti questi bagagli dici bene tu! E poi, lo vedi che il treno deve ancora arrivare? Oddio, ci sarà tutto! Ti dimentichi sempre qualcosa tu, eh! Tu la capelliera, tu il portaombrelli! Ma sì, stai tranquilla, c'è tutto! Anche i trasferimenti adesso! Ora con la scusa dell'Italia Unita ci vanno di mezzo gli impiegati. Ma cara, sai bene che i funzionari piemontesi sono necessari dappertutto, no? Sì. Volete mettere le brache al mondo? Ma è solo per un anno.